Ok ragazzi, la terza sfida è tutta per voi. Ciao ragazzi, allora parte la terza sfida che lancio su Super Mario Maker 2. Questa volta sarà molto più difficile, almeno spero. Una cosa che volevo dire con questo livello è che ora vi farò vedere, è che ci saranno due tipi di soluzioni. Sì, non lo so come è uscito, ma mi è capitato che si può superare in due modi. Poi voglio sapere se ci riuscirete a superarlo, in quale modo siete riusciti a superarlo. Ovviamente in privato, non lo scrivete nei commenti perché sennò poi spoilerate il livello. Allora, come sempre, come premio ci saranno o un video dedicato ai vostri livelli o una partita insieme che poi verrà pubblicata su YouTube. Però ho pensato anche un'altra cosa, a fare quando sono durante la live a giocare insieme, sempre su Super Mario Maker 2, con tanto di lag, non fa niente, ci facciamo 1 o 2 orette, perché so che comunque oltre forse sarebbe troppo esagerato, quindi 1 o 2 orette a seconda da come vi sentite voi, giocare insieme su alcuni livelli su Super Mario Maker 2, quindi una partita dedicata solo con voi. Questo qua. Però detto questo, io direi di farvi vedere il livello. Faccio vedere come è fatto il livello. Lo andiamo a prendere subito. Allora, ho chiamato il livello Il mistero della caverna. Qua potete vedere il codice del livello, quindi segnatevelo, provatelo subito come meglio credete. E andiamo a vedere sul livello, vai. Allora, lo scopo è quello di trovare un trampolino, stare con il trampolino in mano, quindi faccio vedere anche come è fatto dall'altra parte. Ecco qua, questa volta è al rovescio, ragazzi. Questa volta è al rovescio. Basta, non vi faccio vedere più niente. E sta a voi vedere se non riuscite a superarlo. Chi lo sa? Chi lo sa? Allora, una piccola premessa che volevo fare. Se questa volta vinci di nuovo Giren, ciao Giren, non so che potrei dargli in questo caso, ma se rivince lui gli do un altro tipo di premio. Quindi, se capita che vince Giren, quindi se sarà di nuovo lui, come nelle sfide precedenti a vincere di nuovo la terza, gli darò un altro tipo di premio. Se riuscirete a superarlo anche dopo Giren, il premio vi toccherà. A Giren gli darò un'altra cosa. Quindi, comunque è una cosa che vuole, quindi me la chiede da tempo, quindi spero che gli va bene. Io con questo, raga, vi auguro buona fortuna. Aspettate, fatemi cambiare schermata. Come sei tutto ragazzi, ci vediamo la prossima volta o in un prossimo video, in una prossima live. Come sempre chiudo fra 3, 2, 1, 0 e mezzo e ciao ragazzi, ciao. Ma faccio una bella partitina. C'è? Ah, la soluzione dei altri due cose. Ah, ok. Va bene. Sì, lo so, l'avevo detto che lo facevo vedere, quindi vi tocca. Allora, ragazzi, questa volta vi farò vedere la soluzione del mistero della caverna ghiacciata e il mistero della... Swarm, che significava? Non mi ricordo. Mistero della palude. Quindi ragazzi, dai, andiamo a faccio vedere un po' com'è sta cosa. Dopo 2 mesi vi tocca saperlo, dai. Cominciamo con la caverna ghiacciata. Ancora solo Giren l'ha superato. Vi dico che questa la soluzione l'avevo detta durante una live su Twitch, quindi per i pochi che c'erano, che i pochi fortunati che c'erano già sanno la soluzione, però non l'hanno superato ovviamente. Comunque ragazzi, per superare il livello dovete, per prima cosa di tutto, trovare lo Yoshi. Sì, c'è uno Yoshi qua dentro. Dov'è Yoshi? Qua. Dietro qua. Non dovete prendere la monetina che c'è di qua giù, perché sennò poi non potete prendere Yoshi. Quindi fare un bel saltino di qua e andare a prendere Yoshi qua. Ecco, qua c'è Yoshi. Per le altre due monete, che lo scopo era di superare il livello trovando le quattro monete si trovano dietro qua, una è qua e un'altra è qua, ma sono così in alto che dovete essere precisi nel saltare. Ovviamente mo dall'altra parte non si vede che c'è la mia faccia, però è nella stessa parte che si trova. Cioè,
sulla destra, quindi fate un bel saltino e prendete così. Dovete prendere una bella rincorsa e fare al momento più alto per usare la lingua di Yoshi per poter prendere la monetina. Ecco, una l'abbiamo presa, vediamo se prendiamo pure l'altra. No, l'altra è un pochino più difficile perché mi viene più scomodo fare così. Però l'abbiamo presa, ecco qua. E questa è la prima, quindi basta andare all'uscita e ci siete. E adesso passiamo alla secondo livello, il secondo mistero, il mistero della parode. Qua sembra lo stesso, avevo detto la soluzione ma nessuno che è andato a superarlo, con tutto che ci ho fatto la soluzione. E che un po' di impegno, che poi è tanto difficile. Qua bisogna raggiungere il traguardo con la stella attiva. Allora, per fare questo bisogna intanto andare qua. Cosa importantissima, attendere un secondo qua, perché c'è una rampa che si alza in quell'attimo, quindi è pure difficile da prendere. Dovete aspettare il momento giusto, giusto un attimo dovete aspettare, saltare qua e poi ritornare indietro, perché facendo in questo modo comparirà un fungo dal tubo. Ma sperando che riesco a trovarlo, eccolo qua. Preso il fungo andrete subito, perché sennò cadrete nella cosa. Salite di qua. Dovete tenere in considerazione che avete poco tempo dopo che avete premuto il P. E fare in questo modo. No, non è uscito bene, però aspettate che me lo faccio rivedere. Avete, dopo che avete premuto la P, qua dietro c'è una porta, quindi dovete fare in modo veloce. Quindi non dovete perdere troppo tempo. Comunque, se mo ci riusciamo, vediamo, vi faccio vedere che dovete fare. Ok, fatto. Quindi dovete fare in modo così, che rimane un solo blocco. Però correte, perché poi il tempo scade e si chiude e si chiude la porta, se ne va via la porta. Prendete la stella e siete arrivati a superare il livello. Semplice, che ci voleva? un po' di impegno. Ragazzi, ora posso dire che con questo è finito il video. Spero vi sia piaciuto la parte finale. Spero siete contenti che vi ho detto la soluzione. Comunque ragazzi, vi invito a guardare giù in descrizione per vedere le mie collaborazioni, iscrivervi al canale, attivare la campanella, mi raccomando, che ci saranno altri video così. Cioè, mo, ultimamente un pochino di meno ce ne stanno stando perché per via del mio lavoro. Ma comunque spero di poter ricominciare di nuovo, almeno a fare qualche live in più, eventualmente, perché comunque i video sono più elaborati, però spero di cominciare per bene. Comunque ragazzi, ci vediamo nel prossimo video o nella prossima live, quindi ragazzi chiudo veramente fra 3, 2, 1, 0 e mezzo e ciao ragazzi, ciao!